Cuore della notte, mentre tutti o quasi dormono, il porto di Sabrietto è nel pieno della sua attività. Si svolge qui, infatti, l'asta del pesce al mercato ittico. Il pescato, appena scaricato dai pescherecci, viene acquistato per essere poi rivenduto nelle pescherie, nei ristoranti e nei supermercati locali, ma a volte anche nazionali ed esteri. I pescherecci, quando è verso le 10, le 11, così tornano dalla pescata giornaliera di due giorni, scaricano il pesce tramite uomini di fiducia che portano tutto il pescato nella sala refrigerata, aspettano alle 3:30, orario di inizio asta, 3:30, 3:15, e poi dopo inizia la vendita. Si chiama asta olandese, il prezzo è al ribasso, quindi noi impostiamo un prezzo che consideriamo massimo, oltre il quale la specie non va. E man mano che scende, l'acquirente, quando pensa che il prezzo sia adeguato, insomma, blocca e si aggiudica la cassa, e così via via per tutte le imbarcazioni e per tutto quanto il pescato. È una giornata consideriamo con poco pesce, sono passate intorno alle 1050 casse. Mediamente possono transitare sulle 1600-1700, ma ci sono state anche giornate che siamo arrivati a 3800 casse, ecco. I commercianti sembrano soddisfatti dell'andamento delle vendite e confidano molto nell'estate appena iniziata. I prezzi spero che mantengano. Si avvicina verso il periodo estivo, ci sono più richieste di pesce in questo periodo? Sì, sì, ci sono più richieste anche dagli chalet, siamo ottimisti. Speriamo che sia una bellissima stagione come l'anno scorso, però sì, c'è più richiesta. Qual è il tipo di pesce magari più richiesto proprio per questo periodo? Il più richiesto sono gli scampi, i gamberetti rosa, le seppie per l'insalata, i totani per fare i ripieni, un po' di tutto. Abbiamo un mare abbastanza abbondante, non ci possiamo lamentare. Se il tempo è buono c'è un bel pesce, abbiamo un po' di tutto qui nell'Adriatico. Alcuni acquirenti, per risparmiare, preferiscono recarsi di persona al mercato ittico. Merluzzi, suri, tutto pesce bianco, normale. I prezzi in questo periodo come sono? Beh, oggi è accessibile, oggi andava bene. In confronto ad altri giorni, oggi era accessibile. Via. Lei preferisce venire qui anche se di notte per vedere il pesce che poi dovrà rivendere piuttosto che magari acquistarlo da un grossista? Sì, beh, l'acquisto da solo elimina un passaggio, quindi si può fare prezzi proprio economici. Ruolo fondamentale è quello degli astatori. In due illustrano la tipologia del pesce, mentre altri due terminalisti indicano il prezzo delle cassette di pesce. Il prezzo viene stabilito da noi operatori in cabina, che a seconda della quantità del pescato, della giornata, magari se si va verso giorni di festa, periodi natalizi, periodo pasquale, insomma, ha diverse fasce di prezzo, ecco. Frazioni di secondo, insomma, si fa una media, insomma, di quello che riteniamo il prezzo più congruo, ecco. Poi, avendo un po' di esperienza, magari sono operazioni che vengono fatte in maniera automatica, tante volte non sapendo anche le quantità di una certa specie che hanno pescato, come possono essere scampi, sanpietri, calamari, che non siamo a conoscenza esattamente di quante ne hanno pescate, quindi molte volte il prezzo massimo è un po' esagerato rispetto al valore reale della cassa. Nonostante le innovazioni tecnologiche, fondamentale per la buona riuscita dell'asta resta sempre il duro lavoro umano. L'asta è finita e abbiamo scaricato tutte le cassette e adesso ci apprestiamo a scrivere tutte le casse che vanno via per vedere se manca qualcosa. Purtroppo, se manca qualcosa, bisogna rimborsare le casse. Sì, sì, è un lavoro molto duro e
e bisogna stare molto prestare molta attenzione, perché è facile sbagliarsi con tutte queste cassette. Ogni bancale dopo ha i suoi numeri e bisogna metterli nei punti giusti, perché sennò bisogna rimborsare tutto il pesce.